Benvenuti a Bengodi, un Bengodi oggi dedicato alle città e a come stanno interpretando e preparando il Natale, città e paesi che si stanno muovendo proprio in questa direzione. Avremo molti collegamenti con il nostro territorio, abbiamo molti ospiti in studio, abbiamo Cristiano Beligni, che è responsabile dell'area interna comunicativa di Confcommercio Arezzo, Bernardo Mennini, scopriremo perché di Bernardo Mennini, che è amministratore unico di Atam Parcheggi, e poi Gianluca Motroni della Fondazione Arezzo in Tour, lui il coordinatore esecutivo, quindi ha davvero fatto un grande lavoro, anche lui avrà avuto molto da fare. I collegamenti sono con Ilaria Vanni, che sarà in giro per la nostra città, per l'Arezzo Città del Natale, poi Simona Santi Laurini, che faremo un po' muovere, devo dire, perché lei dovrà spostarsi da Cortona, poi finire anche a Montepulciano, poi andremo a vedere anche la proposta di Castiglione Fiorentino con Barbara Perissi. Iniziamo subito con Cristiano Beligni, perché questa cosa di Arezzo Città del Natale, che la stiamo vedendo da alcuni anni, quanti esattamente? Sono 7 anni. Ecco, come nasce? Anni. Come vi è venuta questa idea? Nasce, mi piace ripercorrere un po' questa storia, nasce nel lontano ormai 2014, quando noi come Confcommercio, quindi rappresentativi di una parte importante del commercio, della ristorazione, tutto quello che è il terziario, cerca di dare delle risposte ad un'esigenza che ci viene rappresentata dai nostri imprenditori della parte alta di Arezzo, la parte monumentale, in un periodo fondamentale dal punto di vista commerciale, quello del Natale, rispetto alla parte, diciamo, più centrale di Corso Italia. Certo, i negozi di Corso Italia, quindi, fino a un certo punto, certo, però la parte alta era, sì, un po' questa esigenza di dare questa risposta, di portare o di creare delle attrazioni, degli interessi nella parte alta e quindi portare commercialmente, diciamo, persone, turisti. Così nel lontano 2014 siamo partiti verso Bolzano. Una delegazione. Sì, una delegazione, io e i miei colleghi, per entrare in contatto con imprenditori che organizzavano questi mercatini di Natale, mercatini tirolesi, in modo da capire quali potevano essere le opportunità anche per Arezzo, quindi per la parte centrale comunque d'Italia. E da lì un po' è nato tutto, siamo entrati in contatto, abbiamo conosciuto dei professionisti seri, ci hanno fatto conoscere i prodotti e da lì poi dopo è cominciato questo percorso che ci ha portato. Certo, avete analizzato il mercato, dice, queste le agenzie di viaggio organizzano, sì, delle spedizioni, dei pullman per, sì, andare al nord, vediamo se ricreiamo una cosa attrattiva anche nella nostra città. E devo dire che è attrattiva non soltanto per chi ama il Natale, ma anche per un certo tipo di collezionismo. Il primo collegamento che facciamo con Ilaria Vanni direttamente da un posto particolarissimo è proprio dedicato a questo. Scopriamolo insieme. Ilaria, ci sei? Ti lasciamo, ma forse è a Firenze, Ilaria. Ciao Roberto, come vedi no, non siamo a Firenze, è il campanile di Giotto ma è una sua versione Lego, parte da qui il nostro viaggio alla scoperta della città del Natale di Arezzo. Prima di farvi vedere le luci e tutta l'atmosfera di Natale abbiamo pensato insieme a Gianluca Rosai di Confcommercio Arezzo di farvi gustare questa unicità che c'è qui in occasione del Natale, siamo alla casa dedicata ai Lego. Esatto, sì, siamo proprio qui all'interno della Galleria d'Arte Contemporanea, nella nuova casa Lego di quest'anno che è stata ricreata appunto in Piazza San Francesco con tante famiglie, tanti bambini che la stanno visitando, quindi davvero uno spettacolo. Ecco, cosa si può trovare in queste piccoli, in questi piccoli gioielli Lego? Oltre 2 milioni di mattoncini con tantissime riproduzioni di monumenti italiani, abbiamo la Torre di Pisa, appunto il campanile di Giotto, la Mole Antonelliana, Piazza San Marco, ma anche tantissime opere mock, diorami di ogni tipo, per i più piccoli ma anche per i grandi, perché abbiamo anche una mostra proprio di quadri di personaggi famosi riprodotti proprio nello stile Lego, nello stile dei mattoncini più famosi al mondo. Ecco, vediamo anche proprio dei personaggi lì che popolano Piazza San Marco a Venezia. Esatto, un'opera unica, 180.000 mattoncini, realizzata in oltre 8 mesi di lavorazione, quindi un'opera unica in anteprima assoluta qui ad Arezzo per la Brick House. Allora, grazie intanto a Gianluca Rosai, questa era solo una piccola anteprima della città del Natale di Arezzo. Noi adesso andiamo fuori dalle sale del museo e andiamo a scoprire tutte le curiosità, le novità della città di Natale ad Arezzo. Grazie Ilaria, grazie a Gianluca Rosai che ha accompagnato Ilaria e lo farà anche nei prossimi collegamenti. Questi sono matti, costruire una roba del genere è davvero una cosa
davvero molto impegnativa, eppure c'è un grande pubblico per questo. Gianluca Motroni, coordinatore esecutivo della Fondazione Arezzo in Tour. Voi avete collaborato a questa città del Natale creando tante attrazioni, tante idee. Come l'avete sviluppata questa cosa? Senti, guarda, l'effetto principale, come giustamente prima ci diceva Cristiano, è nata dalla un'esigenza dei commercianti, no, della parte alta, ma questa esigenza poi ha creato una domanda che ha colmato un vuoto di mercato, parlo di mercato turistico. Certo. Perché tanti turisti si rivolgono proprio a Arezzo, città del Natale, per incontrare quello che difficilmente potrebbero trovare in altre circostanze. Per esempio, i mercatini di Bolzano sono distanti per tante persone che provengono dal centro Italia. Arezzo è andata a coprire quella fetta di mercato, fondamentalmente. Quindi Arezzo Città del Natale è diventato un vero e proprio prodotto turistico. Un prodotto turistico che si è evoluto ovviamente nel corso degli anni ed è andato incontro all'esigenza dei turisti, che è quella oggigiorno di visite brevi, 2-3 giorni, andando a incontrare, specialmente in questo periodo natalizio, andando a incontrare tutta quella quelle particolarità che richiedono una tipo, suggestione, quelle poi, suggestioni, fine, un'emozione che si va a ricercare forse in queste sì, perché queste questo è il periodo, insomma, dello shopping, il periodo dello stare insieme, il periodo di cercare la meraviglia, no? Certo. E quindi la città del Natale risponde completamente a questa esigenza. Ovviamente deve essere integrata e organizzata come un vero e proprio prodotto turistico. Devo fare i complimenti perché il prodotto turistico ne è scaturito, è quello che stava appunto dicendo Gianluca, che oggi si fermano 2-3 giorni, fino a qualche anno fa era impensabile, si parlava sempre di mordi e fuggi, no, per il turismo aretino. Sì. Si è sviluppata questa cosa. Sì, infatti gli ultimi dati, come diceva l'assessore Chierici pochi giorni fa, c'è il 92% di occupazione alberghiera. Dobbiamo ricordare che 7 anni fa in questo periodo gli alberghi chiudevano in maniera alternata perché non c'era presenza, quindi certo, chiudevano. Quindi è un grosso successo per tutta la città di Arezzo, per il tessuto economico, per la fondazione e per il comune. Io vorrei ricordare anche Marcello Comanducci, che ha avuto insieme a voi questa intuizione, adesso poi fa tutt'altro, però insomma Marcello ha avuto questa visione, no? Credo che dobbiamo ringraziarlo. Poi lui sapeva che gli alberghi rimanevano abbastanza chiusi. Mennini, qui si parla di turismo, poi ci faranno magari anche dei numeri, ma abbiamo già visto dal punto di vista così dell'esperienza spicciola personale che il turismo è arrivato, c'è tanta gente. Punto interrogativo, e i parcheggi? I parcheggi ci sono. Il problema centrale in eventi come questi è far sì che l'offerta di parcheggi venga percepita come un servizio e non come un problema da questo punto di vista. Quindi nel corso degli anni ci siamo affinati, perché l'offerta qua su Arezzo è un'offerta che prevede, a questo punto, visto anche l'evento, perché consideriamo che l'evento allarga la città. Consideriamo questo passaggio, dobbiamo pensare che se in un solo giorno arriva l'intero, cioè se sono 100.000 abitanti di Arezzo, arriva 100.000 persone, è chiaro che, diciamo, lo stesso evento allarga la città e quindi un parcheggio che normalmente viene percepito come un parcheggio distante diventa vicino. Faccio un esempio, lo stadio era pieno. Questo per quanto riguarda i turisti. Per quanto riguarda i turisti. Per quanto riguarda invece la mobilità aretina, abbiamo fatto un'offerta indiretta importante, questo è l'elemento della scontare le tariffe durante il periodo natalizio. Ne riparliamo tra poco. Intanto vedo che c'è collegata da Cortona Simona Santilaurini, ci colleghiamo con lei perché sappiamo che poi dovrà spostarsi. Simona, ti diamo la linea, vediamo un po' se riusciamo a fare anche questo collegamento. Ciao Roberto, io sono a Cortona e sono in compagnia naturalmente del primo cittadino, il sindaco Luciano Meoni. Sindaco, è arrivato il Natale a Cortona, è arrivato anche Babbo Natale. Come è arrivato Babbo Natale? Babbo Natale è arrivato con la zippa, è una novità assoluta, siamo soddisfatti per questa organizzazione che appunto vede la partenza dal parterre a Piazzale Garibaldi, 170 metri di cavo con un panorama mozzafiato, abbiamo visto tantissimo interesse, siamo molto soddisfatti, ma sarebbe riduttivo
obiettivo fermarci a questo, abbiamo anche varie iniziative e due strutture fondamentali, l'Iglo in piazza Garibaldi appunto con la Casa di Babbo Natale e tanti eventi per i più piccoli e l'altra struttura Crystal in piazza Signorelli per gli eventi, non solo culinari ma anche sociali soprattutto e i vari spettacoli. Poi i mercatini di Natale e il nuovo videomapping. Bellissimo! Sì, veramente emozionante con tanto di figure del Signorelli perché ricordiamo a tutti che il prossimo anno partirà la mostra del Signorelli e quindi siamo molto soddisfatti, ma è davvero un Natale fantastico e ringrazio per questo la Cortona Sviluppo, il direttore, il dottor Fabio Procacci, anche l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cortona, tutta la maggioranza, i consiglieri, gli assessori che hanno lavorato affinché si potesse raggiungere un obiettivo che sembra già raggiunto perché mi pare di capire che l'interesse è molto alto. E allora non perdetevi il Natale a Cortona, ci sarà anche il cenone con uno chef stellato ovviamente il 31 dicembre, poi immancabile ritorna finalmente anche la colazione al Mike il primo dell'anno, Mike che sarà aperto anche la notte del 31 dicembre. E la festa in piazza di fine anno. E allora venite a Cortona, a te la linea. Grazie Simona, grazie al sindaco. Vediamo che insomma, tutte le città si stanno un po' organizzando, fanno sistema, qui c'è il Mike che rimane aperto, quindi accoglienza turistica significa anche facilità di parcheggio. Un minuto ancora per continuare a raccontarci questa cosa dei parcheggi che è fondamentale. Appunto, la differenza sostanziale è quella di creare opportunità per chi arriva, per il turista, per accogliere nel modo migliore e al tempo stesso chi vive ad Arezzo deve avere un, tra virgolette, un beneficio anche da questo punto di vista. Abbiamo lavorato sulla tariffa, c'è sull'applicazione Atam Parking, c'è lo sconto del 50% su tutta la superficie, su tutti i parcheggi di superficie del nostro comune. Questa è un'offerta che è importante perché è un aiuto davvero. Poi c'è il baldaccio e il mecenate a un euro, quindi anche questo offre la possibilità di parcheggiare e questo aiuta a creare una sorta di accoglienza che per chi vive qua, che oggettivamente tutti gli eventi hanno una lettura differente a seconda di che se sei di fuori o se sei di Arezzo, però questo crea un'armonia perché ricordiamo sempre che l'evento comunque genera economia, quindi dobbiamo anche cercare di vederlo anche da questo punto di vista perché arricchisce la città. Bene, ci fermiamo qui per qualche istante di pubblicità e ritorniamo parlando ancora del Natale e delle sue offerte in questo periodo. Il nostro Bengodi oggi è dedicato alle città del Natale, alle città di Natale e alle offerte dei vari paesi e città in questo periodo natalizio e festivo, in modo che ci sia grande accoglienza, si crea anche un po' il sistema Toscana, ricordiamo che siamo in tutta la Toscana sul 16 e poi nell'88 in tutta l'Umbria, invitiamo Umbria e tutte le città della Toscana a venirci a trovare, magari anche, perché no, anche camperisti, che è una comunità molto attiva. Mennini, una veloce battuta sui camperisti, è una comunità da non sottovalutare. No, da accogliere, soprattutto è una comunità importante perché vive Arezzo per più tempo, quindi è importante anche accogliere nel modo adeguato. Quest'anno c'è stata anche una novità, abbiamo aggiunto, d'intesa con l'amministrazione, con tutte le categorie in questo senso, un parcheggio che è nel piazzale di Arezzo Fiere. Il camperista può arrivare direttamente lì o anche l'automobilista perché chiaramente è libero il parcheggio sia per l'uno che per l'altro, ha la possibilità con la navetta dedicata di andare scendere al parcheggio Baldaccio, praticamente torna e quindi va avanti e indietro, tutto in un'unica cifra che sono 5 euro al giorno, quindi una cifra davvero quindi anche il parcheggio del camper, assolutamente, e la tutto insieme, sia parcheggio sia navetta. Questa è un'offerta in più che si aggiunge chiaramente, che si aggiunge a quella di via Tarlati e l'altro parcheggio storico che insomma è via Bonconte, quindi di fatto c'è un'offerta sui camper veramente importante e che permette anche questo di evitare l'arrivo in centro e quindi i problemi di viabilità. Certo, sono anche molti pullman, però anche i camperisti sono veramente tanti. Io vorrei collegarmi ancora con la nostra Ilaria, sempre da Piazza Vasari ad Arezzo, e credo che ci voglia presentare qualcosa dell'offerta commerciale. Ilaria, ci sei? Vedo che sei ancora con Gianluca.
Eccoci Roberto, noi ci siamo spostati e alle mie spalle puoi vedere la meravigliosa Piazza Grande. Siamo entrati a piano nell'atmosfera del Natale con le luci, i videomapping. Gianluca, ecco, che cosa avete aggiunto quest'anno qua in questa meravigliosa piazza? Sì, è davvero splendida, Piazza Grande si conferma come piazza dei mercatini di Natale, bellissimi, ammirati in tutta Italia. Con queste proiezioni poi diventa ancora più magica e devo ringraziare la Fondazione Arezzo in Tour che ha realizzato queste bellissime proiezioni, ancora grazie perché sono veramente magnifiche, danno quel tocco in più alla piazza, ai mercatini che quest'anno si rinnovano, si ampliano con 4 casette in più, con le 2 baitine del gusto, davvero bellissima e tanti visitatori anche oggi, quindi veramente siamo molto soddisfatti come Confcommercio di aver realizzato per il 7° anno questa bella iniziativa. Allora io chiedo al nostro operatore di seguirci perché noi vorremmo addentrarci, Gianluca, dentro proprio al mercatino, alle baite. So che abbiamo superato le 100.000 presenze nello scorso weekend, così la previsione anche per questo, e le baitine hanno un aspetto importante, quello di dare anche lavoro ai giovani aretini. Sì, un aspetto molto importante, oltre 70 ragazzi e ragazze di Arezzo che svolgono il lavoro all'interno delle baite tirolesi, delle casette, è un indotto importante anche dal punto di vista del lavoro per la città. Allora, se può avvicinarsi a noi vorrei sentire proprio una di queste ragazze. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giuditta. Allora, tu quest'anno hai scelto proprio di partecipare come tanti giovani al bando che ha permesso poi di lavorare qua in queste baite. Come mai hai fatto questa scelta? Beh, perché è un ottimo modo per investire un po' di tempo e sicuramente anche un piacere perché le cose che vendiamo sono molto carine, attraggono un sacco di turisti, quindi è particolarmente piacevole. Ecco, in attesa di finire gli studi è un ottimo modo per passare un po' di tempo in divertimento insieme alle persone. Quante persone hai sentito oggi, insomma, da quali parti d'Italia? Allora, tante persone da Roma, tante persone da Napoli e anche un paio di persone da Milano. Allora, io posso ridare la linea allo studio perché noi abbiamo ancora tanto da raccontare, ci spostiamo, rimaniamo in Piazza Grande ma da una nuova prospettiva. Tra poco, Roby. Bene, grazie Ilaria, sentito, quindi vanno lì, comprano tutti col sacchettino, li vediamo tornare ai parcheggi con il sacchettino, quindi portano qualcosa, un ricordo, un'emozione per rivivere in questa. Come li avete selezionati questi operatori? Abbiamo visto una ragazza di Arezzo che per questo periodo trova comunque un'universitaria che arrotonda, ma gli operatori come li avete scelti? Beh, il mercato tirolese più grande d'Italia è diventato appunto nel cuore della Toscana, non poteva che avere una tipicità certa, garantita, ecco. Quindi non ci potevamo permettere assolutamente di portare comunque un prodotto che non rappresentava quel territorio, quel prodotto che cercano un certo tipo di turismo. E quindi è iniziato questo percorso. Il primo anno abbiamo conosciuto questo gruppo di imprenditori austriaci, trentini e anche della Germania, dove c'è stata una selezione del prodotto, la conoscenza, ci ha raccontato la storia, siamo andati a visitare le loro aziende, quello che facevano, il prodotto, perché oltre ai prodotti diciamo gastronomici, certo, c'è anche un prodotto di manifattura tirolese o comunque della parte del Trentino, e questo ci ha portato poi a fare questo tipo di selezione che rappresenta diciamo la maggior parte delle casette presenti in Piazza Grande, mentre un'altra parte poi dopo l'abbiamo destinata ad alcuni nostri imprenditori che ci hanno fatto richiesta, che rappresentano comunque anche la tipicità di Arezzo, quindi ci sono negozi, imprenditori che hanno voluto scommettere. Ma gli alberi di Natale del Casentino ci sono? Ci sono stati portati pochi quest'anno perché purtroppo la stagione di siccità estiva non ha garantito la loro presenza. Un piccolo problema anche questo. Grazie Cristiano Beligni di Confcommercio Arezzo. Adesso vorrei collegarmi. Abbiamo Barbara Peristi che invece vuole sottolineare un aspetto diverso del Natale, quello dei presepi. Vediamola. Barbara, sei in linea.
Sì, grazie Roberto. E guarda noi dove siamo, a Castiglion Fiorentino, siamo qui per il corso, qui accanto a me Davis Milighetti che è il vice sindaco. Allora, che cosa accadrà? Sappiamo che dall'8 dicembre all'11 ci sono tantissimi eventi. Sì, praticamente si partirà alla grande l'8, il giorno della Madonna, con degli eventi che saranno qui per il centro storico, per poi con l'arte di strada replicare sia il 10 e l'11, quindi tanti spettacoli per bambini e tante attrazioni che potranno rendere vivo il nostro centro storico. Peraltro l'addobbo ritorna al motivo degli alberi, quindi con motivo natalizio ma anche risparmio. Sì, quest'anno abbiamo dato una particolare importanza alle nostre tradizioni, quindi alberi di Natale per il corso con le tradizionali luci e un'attenzione particolare anche al risparmio energetico. Ma a Castiglion Fiorentino succede anche un'altra cosa, in molti luoghi è scomparso il presepe vivente, qui invece ce ne saranno ben due edizioni, il 18 dicembre ed il 26, quello del 18 ha una particolarità. Sì, quest'anno edizione anticipata al 18, un'edizione straordinaria grazie alla collaborazione con la Proloco locale e con le associazioni, quindi sicuramente una Castiglioni da scoprire per i vicoli, aspettiamo tanta gente e qualcosa di diverso che anticiperà il Natale. Allora, la Proloco, noi so Roby che non abbiamo tanto tempo, però la Proloco, voglio fare una battuta, ma il 18 dicembre la Madonna ancora non ha fatto Gesù Bambino. Non ci sarà chiaramente Gesù Bambino, ma ci sarà comunque un'atmosfera bellissima ugualmente riguardante il Natale, sarà una sorpresa per tutti. Il 26 sarà il tradizionale presepe vivente che comunque abbraccerà tutta la parte di Castiglion Fiorentino. Allora Roberto, prima di chiudere in questa giornata di Santa Claus che in gran parte d'Europa significa Natale e consegna dei regali a bambini, la giornata di San Nicola, faccio una domanda al vice sindaco Milighetti: che cosa si aspetta Castiglion Fiorentino da queste feste? Ma ci auguriamo tutti un 2023 più felice, con tanta serenità e meno problemi economici. Sicuramente un'attenzione particolare a Natale ai bambini, ai ragazzi e alla serenità delle famiglie. Allora grazie a tutti voi. Roberto, ti restituisco la linea per il giro nel territorio aretino che a Natale regala davvero dei bei momenti. Grazie Barbara, grazie anche a Davis. Avete risentito le luci nei paesi? Io però volevo chiedere a Gianluca Motroni, noi vediamo anche nella grafica fatta dalla nostra Irene Innocentini lo spettacolo di Piazza Grande, ma lo spettacolo anche di tutta la parte alta di Arezzo. Chi ha fatto queste luci, questi mapping, queste decorazioni visive? Allora, queste decorazioni sono un lavoro che in realtà va avanti da diversi anni. Questa versione di quest'anno di Piazza Grande è sempre nuova, no, negli anni? È sempre nuova, quest'anno si è aggiornata, si è migliorata e la ditta che segue appunto questo aspetto, che realizza il videomapping, fa un grande lavoro ogni anno per realizzare, per renderci sempre più gioiosi, sempre più festanti dentro Piazza Grande. Ma si parte da una foto, come funziona? No, è tutto dal vivo, nel senso vivo. Loro vengono, fanno dei loro rilevamenti e poi dopo costruiscono il videomapping e lo producono. Sono dei grossi proiettori. Che... Sono grossi, ma non così grossi come mi immaginavo io all'inizio. È bello comunque, ci sono queste suggestioni date dalle illuminazioni che sono veramente spettacolari. A proposito di questo, una sorpresina, la vedremo più tardi comunque, adesso vogliamo rimanere in Piazza Vasari perché andiamo a trovare Babbo Natale, o almeno la sua casa, ancora Babbo Natale, so che si sta organizzando. Ilaria, sei in collegamento con noi. Roby, queste sono le letterine di Babbo Natale, io mi sento in colpa, stiamo passando la fila di tutti i bimbi fuori che vogliono entrare da Babbo Natale, sono insieme a Tiziana Burgassi di Confcommercio Arezzo, oggi aiutante di Babbo Natale, ci aiuti a fare un tour qui nella casa di Babbo Natale? Sì, molto volentieri, prego accomodatevi, qui appena si entra c'è praticamente il nostro elfo, il primo elfo che dona a tutti i bambini un piccolo omaggio fatto proprio da noi elfi. Poi si prosegue nell'altra stanza, so che quest'anno c'è anche una piccola novità.
Sì, c'è una novità ed è praticamente la libreria di Babbo Natale. Qui i bambini possono portare il loro libro dove praticamente l'elfo lo scambia con l'elfo, quindi c'è proprio uno scambio di libri, vedi là, il nostro elfo gli sta incartando un libro nostro e fa lo scambio con i bambini. Quindi un Babbo Natale che aiuta i bimbi ad innamorarsi della cultura, sì, quest'anno. Esatto, anche il riuso stesso dei libri proprio perché non vanno poi buttati o abbandonati. E questa è la stanza della letterina dove preparano le letterine, dove c'è il muro magico dove praticamente tutti possono lasciare una dedica e poi c'è l'ufficio postale. Senti Tiziana, qual è la letterina più bella che hai letto quest'anno? Quella più bella è stata di un bambino, tra l'altro piccolo perché era prima, seconda elementare, che ha scritto: Babbo Natale ti prego fai finire la guerra, quindi è proprio in tema con quest'anno, insomma con quello che sta succedendo, sì. Ti lascio con questo pensiero, Roby, ci ricolleghiamo tra pochissimo. Grazie Ilaria, grazie del collegamento, avete sentito, c'è il forte coinvolgimento dei bambini, quindi delle famiglie. Parleremo di questo tra poco, dopo la pubblicità, fra poco. Bentornati a Bengodi, oggi dedicato al Natale, abbiamo un bellissimo albero alle mie spalle, abbiamo tanti ospiti qui, abbiamo tanti collegamenti che avete già visto, avete visto anche i collegamenti che coinvolgono i bambini, la ballettina da Babbo Natale, le cosine da mettere nell'albero, è questo il vostro target, la famiglia con i bambini? È anche questo il nostro target, sì, perché ovviamente diciamo il tema natalizio riconduce a tutta quella magia di Babbo Natale, del dono, dell'amore e quindi diciamo che la famiglia con i bambini chiaramente rappresenta un ospite importante. Per le nostre attrazioni, infatti i nostri progetti nel corso degli anni si sono anche, non dico modificati, però sono andati a migliorare, quindi a creare sempre più interesse per questo target, diciamo, di persone molto importanti. La Lego da questo punto di vista è cresciuta perché siamo stati, grazie alla Fondazione Guido, siamo stati accolti nella Galleria d'Arte Contemporanea, quindi anche quella è cresciuta dando più spazio e dando più opportunità. Abbiamo visto delle cose meravigliose. Meravigliose. Anche la stessa Fraternita che quest'anno, anche quest'anno ci ha ospitato, però ci ha concesso anche l'utilizzo di un'altra sala meravigliosa dove sono presenti anche gli affreschi di Teofilo Torri, che poi è la stanza dove i bambini incontrano Babbo Natale. Quindi questa magia di queste strutture, con questi progetti, ripercorre poi il sentimento della famiglia e dei bambini. Ecco, una cosa, voglio sapere se questo tipo di turismo poi viene anche in qualche modo allargato, che ne so, agli affreschi di Piero, a qualche museo, o si fermano allo shopping? No. Avete dei dati su questo? Sui dati magari ne potrà parlare meglio la fondazione con il nostro amico. Però per esempio noi quest'anno insieme alla Fraternita abbiamo fatti carico insieme alla Fraternita di omaggiare anche le presenze per la visita del Museo dell'Oro, che si trova sempre in Piazza Grande. Chiedono costantemente di visitare il Palazzo di Fraternita per arrivare, certo, fino alla Torre dell'Orologio. Quindi sì, questa cosa qui, anzi è quel qualcosa in più che nel corso degli anni abbiamo notato il visitatore, la famiglia, il bambino cerca. Che spettacolo! È una bella soddisfazione. Arezzo e sì, poi perché invitano poi gli amici. Nel corso degli anni abbiamo avuto dei riferimenti di persone che sono tornate ad Arezzo per visitarla con calma e tutte le bellezze, perché il Natale è il momento per conoscerla, per poi tornare e, certo, assaporarla finalmente, meglio. Finalmente una leva per far conoscere, sì, Arezzo, che negli anni ha un po' sofferto. Ha parlato di Fraternita, ma noi siamo andati, abbiamo mandato Ilaria in Fraternita. Vediamo, Ilaria, vai pure. Ecco, sapevo che era entrata nelle segrete stanze. Roberto, non ho potuto resistere perché voglio farvi vedere una chicca, una vista stupenda. Siamo dentro la stanza del primo rettore della Fraternità dei Laici di Arezzo, che ci ha concesso di sbirciare dalla finestra, perché qua la vista
di cui si gode è davvero spettacolare. C'è tutto, c'è la piazza, Piazza Grande con le logge Vasari, con il videomapping appositamente realizzato per l'edizione 2022 della Città del Natale, ci sono le baite illuminate con tutti i prodotti e soprattutto anche nella terrazza di Fraternita, che è proprio qui sotto a noi, si possono anche trovare i prodotti del territorio, perché sì, questo è un mercatino che ricorda i mercatini di Natale del Sud Tirolo, ma sicuramente il valore aggiunto è anche quello di poter portare i prodotti tipici della terra aretina, che sono davvero prodotti di eccellenza. La Fraternità dei Laici lo sa benissimo, perché punta molto per valorizzarli. Ti ringrazio Roberto per questo spazio, perché era doveroso questo bellissimo scorcio di Piazza Grande illuminata. Ti restituisco la linea e sono pronta per arrivare al Prato e in Fortezza. A tra poco. Bene, a tra poco. Magari avrà anche il fiatone, dovrà fare un po' di scale. Gianluca Motroni, Fondazione Arezzo in Tour, avete fatto un grande lavoro e queste sono le immagini che lo testimoniano. State lavorando ancora? Non vi fermate? Non ci fermiamo almeno fino all'8 gennaio, diciamo. Però detto questo, parlavi prima dei musei, no? E è vero che il Arezzo Città del Natale è un prodotto turistico che si basa sul il mercato, no? Sul mercato, certo, del Natale. Ma ogni mercato, ogni prodotto si sposa la sua anima commerciale con le peculiarità del territorio, e non sarebbe lo stesso prodotto se inserito in un altro contesto di centro storico. Noi abbiamo delle meravigliose peculiarità, no? Parlando dei musei, noi quest'anno abbiamo introdotto il biglietto unico, che riguarda 5 musei cittadini, che sono il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il percorso espositivo I Colori della Giostra, Casa Ivan Bruschi, Palazzo di Fraternita e il Museo Oro d'Autore, che è un'altra opportunità per visitare comunque la nostra città, per andare oltre, per scoprire la nostra cultura fondamentalmente. Certo. Insomma, l'oro doveva essere il traino anche culturale, forse adesso lo sta diventando. Tra l'altro c'è un nuovo allestimento al Museo dell'Oro, un allestimento molto suggestivo. Sì, è un l'oro che anche qui, vedi, si è spostato dal settore commerciale, prima era trainante l'oro, diciamo, si è spostato adesso nella nostra cultura, quindi nel turismo, perché è questo il percorso che poi ogni aspetto economico fa e compie nel mercato turistico, insomma. Chi beneficia di questo afflusso turistico ad Arezzo? Abbiamo parlato quindi degli alberghi, poi naturalmente insomma, il settore agrituristico, tutta la ricettività, i negozi, i ristoranti, tutti contenti? Tutta la città ne beneficia, perché questo importante mercato, questa città del Natale, crea un indotto che è difficile da immaginare, o almeno era difficile da immaginare fino a 7 anni fa, perché ci sono persone che vengono assunte, lavorano gli alberghi, lavorano i ristoranti, lavorano i negozi e comunque portano ricchezza. Questa ricchezza poi dopo di chi vive Arezzo, comunque anche della provincia, viene poi nuovamente spesa, certo, nel tessuto. Si muove questa... Quindi sta ruota. Sono numeri importanti e si percepisce anche in questo periodo. Mennini, a voi, Atam Parcheggi, il compito di addolcire un po' questa pressione, no? C'è la pressione del turista, chi sta nel centro storico sbuffa un po' per 2 giorni alla settimana, poi non è che sia una cosa, però le soluzioni voi le state proponendo, la tariffa mi ha parlato. Sì. C'è una strategia. C'è sempre una strategia, e che nel tempo poi si migliora, perché si prende anche atto di quello che è andato meno, quindi si cerca anche di fare un'analisi critica, perché sarebbe sciocco autocelebrarsi nel momento in cui si organizzano servizi e si offrono alla città. Anno per anno si cerca di dare un'offerta differenziata. Quest'anno, in cui il carico sta maturando estremamente, perché chiaramente noi arriviamo anche ad avere dei flussi spaventosi, anche in poche ore, perché per esempio nell'ultimo weekend in particolar modo è stato caricato nel pomeriggio, quindi c'è veramente anche un'attenzione. Certo. In tutto questo noi abbiamo investito molto in persone, quindi i nostri dipendenti che stanno facendo un lavoro di presenza, anche per risolvere questioni banali, perché spesso e volentieri l'intoppo, che non si può mai escludere, quindi diciamo, certo, è generato da e va risolto subito, quindi
fa parte di questo. E in più bisogna variegare l'offerta. Quindi l'obiettivo centrale è dire non una sola cosa, ma più cose che si affiancano. Quindi se oggi io ho un parcheggio, ne metto altri due della stessa tipologia, in modo da togliere carichi dal centro. Al centro ci deve arrivare chi deve accedere alla città. Sto pensando anche al sistema delle scale mobili, che qualche decennio fa sembrava una cosa, una buttata, e oggi è assolutamente indispensabile. È uno dei punti cardine della città del Natale, cioè le scale mobili sono uno del, per parte nostra, una delle attenzioni particolari, certo, perché devono funzionare. Bene, abbiamo dato tempo ad Ilaria Vanni di spostarsi al Prato e raccontarci ancora quello che sta vedendo. Ilaria, se ci sei, puoi collegarti con noi. Intanto con Sauro Cardetti stanno facendo le riprese. Ecco. Roberto, mentre tu stai ammirando la ruota panoramica, io mi intrometto nella foto di un paio di turisti. Ciao, come ti chiami? Ciao, Giovanni. Allora, Giovanni, da dove vieni? Da Sorrento. Quindi da quanto tempo sei qua ad Arezzo? Sono da poche ore purtroppo, ma già ci ha catturato. Ma la scelta di venire qua per vedere la città del Natale da dove è partita? Una collega che lavora qui e tu devi venire, sali, vedrai, ti piacerà, ed infatti è stato così. E quindi ne valsa la pena per ora? Assolutamente sì, poi domani vedremo il resto. Ecco, siete con la famiglia, sei con bimba e moglie, e ecco, cosa farete? Allora, per quanto riguarda l'itinerario deve chiedere a lei, ma mi ha detto domani si va a Montepulciano, se non erro. Okay. E poi domenica ripartiamo. Bene, quindi un bel weekend con la città del Natale, grazie, grazie mille. Noi intanto ci spostiamo, Roberto, perché vogliamo farvi vedere ancora l'ultima attrazione in ordine qua, diciamo, geografico. Siamo partiti da Piazza San Francesco, stiamo per arrivare alla Fortezza Medicea, dove ci aspettano ancora delle curiosità. Quindi salutiamo Babbo Natale, salutiamo il campanile del Duomo di Arezzo che guarda la coloratissima ruota panoramica, e ci vediamo tra pochissimo. Bene Ilaria, grazie, che belle immagini. Avete fatto un grande lavoro anche con le luci, perché Natale senza le luci, l'ha detto anche De Luca, il sindaco di Salerno, ha detto senza le luci non si può fare il Natale, ed è vero, abbiamo visto delle immagini spettacolari. E questo è l'argomento, insomma, avete fatto un grande lavoro. Sì, sostenibile, perché la slitta che abbiamo visto consuma pochissimo, devo essere sincero. E quest'anno abbiamo deciso di investire su queste installazioni luminose. E ne vediamo, ce n'è una alla stazione che è una palla di Natale, una palla natalizia, ce ne sono diverse al Prato, una l'abbiamo vista, la certo, slitta di Babbo Natale, c'è una cometa dietro la ruota panoramica, e c'è un altro Babbo Natale che dà il benvenuto proprio all'ingresso del Prato. Bene, io ho sentore che la nostra Simona sia già arrivata a Montepulciano, ha camminato un po', ma ci colleghiamo con lei per... Abbiamo sentito che anche i turisti andavano a Montepulciano, ci andiamo anche noi con Simona Santi Laurini. E allora ciao di nuovo Roberto, io in fretta e furia mi sono trasferita a Montepulciano, sono in Piazza Grande e sono in compagnia dell'assessore alla cultura Lucia Musso. Che Natale abbiamo a Montepulciano? Beh, abbiamo un Natale molto ricco che è caratterizzato da un'offerta piuttosto variegata. Siamo all'interno di Piazza Grande, dove sono allestiti i mercatini di Natale, ormai conosciuti diciamo a vasto raggio in Italia, e poi avremo un'offerta culturale particolarmente ampia. Ci sono tanti concerti, ci sono tante street band, poi c'è anche il teatro qui a Montepulciano, e soprattutto per i più piccoli, imperdibile alla Fortezza, che cosa abbiamo? Abbiamo il castello di Babbo Natale. Chiaramente Babbo Natale in questo periodo per i bambini è il personaggio più importante dell'anno, e quindi venite, portate i vostri figli, perché davvero è un'ambientazione molto molto curata. E poi per i più grandi, caro Roberto, devi sapere che c'è anche la possibilità, siamo a Montepulciano, c'è una splendida terrazza dove in collaborazione con il Consorzio dei Vini di Montepulciano si può chiudere questa passeggiata con un ottimo nobile.
Eh sì, per quelli più grandi chiaramente, non per i bambini, però grazie all'attività del Consorzio del Vino Nobile abbiamo l'allestimento di questa terrazza che offre appunto la degustazione del nostro prodotto agroalimentare per eccellenza. E allora, grazie all'assessore Lucia Musso, non perdetevi il Natale a Montepulciano. Roberto, a te la linea. Grazie Simona, ci fermiamo per un attimo, fra poco per la parte finale del Bengodi di oggi dedicato alle città e al Natale. Ben ritrovati a questo appuntamento di Bengodi, quarta e ultima parte dell'appuntamento di oggi dedicato al Natale, ricordo su Teletruria, canale 16 del Digitale Terrestre per tutta la Toscana, canale 88 per l'Umbria. E stiamo parlando delle città del Natale, abbiamo visto Castiglione Fiorentino, abbiamo visto Cortona, abbiamo visto Montepulciano, ma torniamo per questo ultimo giro su Arezzo e la fondazione cosa sta preparando per il prossimo anno e quali sono le attrazioni che ancora non abbiamo visto nelle prossime weekend. Fino a quando c'è la città del Natale, a proposito? Allora, fino all'8 gennaio. Perfetto. Abbiamo un ricco calendario di spettacoli, di artisti di strada. Ah, ecco, ci sono anche i busker, gli artisti di strada. Sì, cori gospel, ci sono i madonnari, c'è diversi artisti che si esibiranno nel corso dei fine settimana. Sì. E, una delle novità di quest'anno sono le fontane danzanti, che verranno fatte l'8, il 9 e il 10 dicembre alle 6:30 in Piazza Sant'Agostino. Abbiamo scelto Piazza Sant'Agostino proprio per dare un allungamento, no, della città, un coinvolgimento anche più globale del centro storico di tutta la città, insomma. Bene, quindi uno spettacolo nello spettacolo. Poi ha detto i busker, quindi i musicisti di strada, cori, poi abbiamo tutto un happening in questo Babbi giorno. Natale, in varie forme e abbiamo già delle idee per il prossimo anno, comunque, che per adesso non mi sbottono, ma insomma bolle in pentola qualcosa. Bene, ecco. Sicuramente, insomma, quanti siete nella fondazione a lavorare su questi progetti? Allora, in fondazione siamo una decina di persone circa, tra dipendenti e esterni, diciamo. Allora, buon lavoro. Noi ci spostiamo direttamente in Fortezza, ad Arezzo, nella Fortezza Medicea, dove c'è una cosa particolare da farvi vedere, anche questa è una novità di quest'anno. Scusami Roberto, ti chiedo di nuovo la linea perché ho incontrato di nuovo Gianluca Rosai, che è qui per controllare che vada tutto per il meglio, e lo volevo salutare prima degli ultimi collegamenti perché ci ha accompagnato, ci ha guidato, come sempre è una sentinella della città del Natale. Sì, vi ringrazio Teletruria anche per aver seguito la nostra città del Natale appunto in tutti questi mesi. Vi saluto, vi lascio a tutte le attrazioni della città del Natale, della Fondazione Arezzo in Tour, sarà una bellissima passeggiata e vi diamo l'appuntamento chiaramente per i prossimi weekend in Piazza Grande con i mercatini di Natale, alla Casa di Babbo Natale in Fraternita e alla Lego House in Piazza San Francesco. Grazie Gianluca. Allora Roberto, a tra poco, questo è davvero l'ultimo passaggio, però ecco, ci vediamo tra pochissimo. Sono tante quindi le attrazioni, le idee che vengono partorite per questa città del Natale, ma quanti siete nella fondazione? Siamo circa una decina di persone a lavorare sulla città del Natale, ma anche su tutti gli altri progetti che ha la fondazione, ovviamente. E, novità, è un lavoro costante. Qualcosa di nuovo? Quest'anno ci sono diverse novità. Abbiamo replicato il successo dell'anno scorso, che sono stati gli spettacoli di strada, gli artisti di strada, artisti, musicisti, eccetera, eccetera. E quest'anno la grande... Ma ci sono i madonnari? Sì, anche sì. Speriamo non piova, però. Quello è uno delle spine, diciamo, di quest'anno, certo. Che purtroppo la pioggia non ci ha assistito tanto. Sì. Ma una delle grandi novità di quest'anno invece sono le fontane danzanti, che realizzeremo l'8, il 9 e il 10 dicembre verso le 6:30 in Piazza Sant'Agostino. Ecco, per allargare un po' per questa offerta, diciamo, anche esatto, la città. Esatto, abbiamo scelto Piazza Sant'Agostino come location, primo perché è una piazza accogliente, no, per questo tipo di spettacoli, e secondo perché è giusto, insomma, allargare, decongestionare anche magari determinate aree
e dare più, insomma, respiro alla manifestazione. Questo rientra un po' anche nel discorso che diceva Mennini di allargare un po' la città, di non rendere soltanto Piazza Grande protagonista. Abbiamo anche molte altre zone da vedere. Tra l'altro una zona, una bellissima installazione, quella che troviamo su in Fortezza, e lì abbiamo la nostra Ilaria Vanni che ci presenta un'altra cosa da vedere molto molto carina, molto attrattiva per i bambini, perché parliamo della Casa degli Elfi. Siamo all'interno della Fortezza Medicea di Arezzo, che per la città del Natale si è trasformata nella Fortezza delle Meraviglie, insieme a Paolo Pasquini che è il direttore artistico di questo progetto. Spieghiamo un po' quello che si trova in questo spazio adibito quasi in maniera onirica. Esatto, la fortezza già è bella per conto suo, per cui non ha tante cose da dire. Abbiamo cercato di arricchirla e di renderla magica appunto con questo Fortezza delle Meraviglie, creando un villaggio degli Elfi dove preparano i regali per Babbo Natale, e con il trono della regina del ghiaccio, il villaggio Lemax, trucca bimbi, poi abbiamo un caricaturista, il raccontastorie che è bellissimo, c'è proprio la vita degli Elfi, che vengono, ci sono 10 repliche al giorno, e devo dire che è stato un gran successo. Sì. Questi fantastici funghi che troneggiano un po' ovunque nella fortezza. Esatto, gli Elfi vivono nel bosco perché giustamente funghi. Allora, noi da qui salutiamo lo studio, salutiamo Roberto, tutti gli ospiti in studio. Ciao. E cerchiamo appunto di sintetizzare da qui proprio lo spirito del Natale, questo modo magico per farci gli auguri, ricordandoci insomma che le cose belle, i sogni esistono e non dobbiamo dimenticarlo mai. Ciao Roby! Cristiano, le prospettive per il prossimo anno, senza, come giustamente diceva Gianluca, senza spoilerare niente, senza dare troppe anticipazioni, ma anche voi starete già lavorando, perché questa è una cosa quasi da mettere in cantiere, tra un mese sarà finita, però insomma straccerà un bilancio, tanto per cominciare, sembra positivo già, tempo permettendo. Le prospettive per il 2023? Allora sì, siamo già al lavoro, non fisicamente perché siamo in altre location testa, adesso, dai. Ma concettualmente siamo già proiettati per il prossimo anno. Ovviamente anticipazioni non te le dirò mai, però diciamo, a parte gli scherzi e la battuta, il nostro obiettivo, l'obiettivo di Confcommercio, insieme a partner importanti che sono qui a questo tavolo, all'amministrazione, è quella comunque sempre di alzare l'asticella. Ce lo chiedono anche i nostri imprenditori, sono loro i primi che vogliono fornire già per il prossimo anno nuovi servizi, dare risposte a esigenze che sono venute fuori in tutti questi anni. E sicuramente l'obiettivo principale, a differenza del 2014, quando era la parte alta che ci chiedeva di creare un interesse, adesso l'obiettivo insieme alle fondazioni è quello di riuscire a coinvolgere parti importanti della città, e quindi il tessuto commerciale e imprenditoriale. Ci sono tantissime piazze o comunque location che si trovano dentro le mura, viene in mente l'anfiteatro, viene in mente Piazza Sant'Agostino, che già quest'anno la fondazione ha portato un'attrazione importante, ma che necessita anche per, come diceva Bernardo, di concessionare o comunque di far vivere un po' meglio quei momenti di sovraffollamento. Vabbè, ecco. Tutti questi anni. Quindi questo, diciamo, è l'obiettivo. Si è affinato il tiro e si è fatto un grande lavoro. Certo, un gioiello come Piazza Grande ha qualche vantaggio, diciamo così. Certo. Beh, nient'altro. Grazie per essere stati con noi. Abbiamo avuto Cristiano Beligni di Confcommercio, responsabile dell'area comunicazione, area creativa, anche un sacco di cose. So che ognuno di voi deve fare tanti lavori. Poi Bernardo Mennini, amministratore unico di Atam Parcheggi, che invece deve regolare
un po' il flusso dei parcheggi, dei tanti turisti che arrivano. Gianluca Motroni della Fondazione Rizzo in Tour, lui è il coordinatore esecutivo, quindi ha un compito davvero importante. Ringraziamo ovviamente anche le nostre inviate, Ilaria Vanni con Sauro Carditi che ha fatto l'operatore poi in giro per la nostra provincia, c'era Barbara Perissi, c'era anche Simona Santi Laurini da Cortona, poi la regia di oggi Natale Teci in collegamenti ad opera di Sauro Carditi, poi Daniele Cionnini, Fabrizio Radicchi, Fabrizio Cocchetti e Enrico Maestri in regia. Grazie a voi della vostra attenzione e naturalmente auguri.